Cosa accade ad una persona che si è sempre allenata con impegno costantemente e che d'improvviso è costretta a rimanere a casa perché la palestra è stata chiusa per cause di forza maggiore? Ecco, questo è il periodo storico che proprio calza al pennello per spiegare questa situazione, nella speranza che queste decisioni scellerate prese da chi ci governa possano cambiare. In questo video quindi parleremo di come l'aspetto fisico incomincerà a degenerare e in quanto tempo, ma soprattutto che effetto avrà sulla nostra testa una inattività prolungata. Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete su Soluzione Joe Fitness. Io sono Joe Ametrano. Vi invito ad attivare la campanella, lasciare un like a questo video, commentare sotto la vostra esperienza. Qui giù tra le info trovate i miei social. Oggi, come vi ho detto, vi parlerò di cosa ci accade se per lungo tempo decidiamo, per causa di forza maggiore, di non allenarci o quantomeno di alterare i nostri classici allenamenti che facevamo in palestra con attrezzi o con una serie di spazi a disposizione. Però volevo fare una brevissima parentesi commentando quello che sta accadendo in Italia, in seguito alle decisioni che, a mio avviso, oserei dire scellerate da parte di un governo che ritiene palestre, piscine, centri sportivi, una ruota di scorta inutile, secondaria, quando invece io credo sia determinante per avere un popolo sano, forte, con la testa lucida e non arrabbiato. Immaginate una persona che lavora per 8 ore, fa un lavoro abbastanza impegnativo, magari anche i medici, gli infermieri. Poi tornano a casa e solitamente magari sono lì ad allenarsi per liberare la mente da tutti quei problemi, invece no, rimangono davanti alla TV. Questo crea delle persone stressate, delle persone scontente, delle persone nervose, irascibili, pronti a scattare, magari anche meno attente, concentrate sul proprio lavoro. Senza contare poi della situazione economica, che quello è un altro discorso e magari a voi non interessa. Gli addetti ai lavori premi avere delle risposte per capire come mai l'attività fisica, le palestre, le piscine siano state tra le prime a essere chiuse, le ultime a essere aperte nella prima fase di lockdown, e non ci hanno pensato 2 volte neanche nella seconda e continuiamo a stare chiusi. Speriamo, speriamo almeno fino a marzo che non debba prolungarsi questa agonia. Ma andiamo subito al tema del video senza dilungarmi molto perché immagino che vi interessi. Dal punto di vista muscolare, basta una sola settimana per incominciare ad impoverire le fibre muscolari e renderle leggermente ipotoniche, ma diciamo dopo una settimana è più che altro una sensazione mentale, il cambiamento non è estetico, non è visibile esteticamente. Dopo 2 settimane già qualcosa cambia perché incominciano a ridursi addirittura anche i mitocondri, perché sono i responsabili della produzione dell'energia necessaria dalle cellule, e quindi ovviamente avendo bisogno di meno energie i mitocondri cominceranno a diminuire, ci sarà meno resistenza cardiaca e quindi incominceremo ad avere muscoli dolenti che bruciano, addirittura fiatone quando saliamo le scale o magari se camminiamo in maniera veloce. Questo ovviamente dipende molto anche dal nostro background sportivo. Se siamo degli atleti di grandissimo livello, ovviamente ci metteremo di più per avere questa sensazione di sovraffiato o di stanchezza muscolare. Però la prestazione a un atleta di grande livello diminuisce molto più velocemente rispetto all'avventore che va in palestra e cerca di migliorare il suo grado di benessere. Però la memoria muscolare dell'atleta fa sì che ci voglia poco tempo, se l'interruzione è breve, per poter ritornare ad avere quelle prestazioni. Ovviamente per arrivare poi al top è un altro discorso. Dopo 1 mese, attenzione, dopo 1 mese la capacità aerobica è compromessa, soprattutto per chi fa corsa, chi va in bici. Ovviamente poi si riscontrerà anche un'ipotonia generale, quindi i muscoli meno tonici, soprattutto poi nei punti in cui storicamente, geneticamente, siamo predisposti a peggiorare. Il 50% della forza muscolare sarà persa e
sarà aumentata in maniera importante anche la massa grassa. È vero che è futile pensare solo all'aspetto estetico, ma pensando a questo aspetto sei motivato per migliorarti e di conseguenza migliora il tuo benessere. Quindi cerchiamo di cambiare angolazione, cerchiamo di vedere l'attività fisica su più piani differenti. Dopo 6 mesi di inattività, chiaramente bruceremo meno calorie, avremo maggior affaticamento, saranno affaticati cuori e polmoni. Sentiremo una sensazione di spossatezza, di nervosismo, saremo insoddisfatti, qualcuno tenderà alla depressione, ci sarà il disturbo dell'umore e in alcuni anche l'insonnia. Ecco, questo influisce sì sull'aspetto estetico, ma soprattutto sull'aspetto mentale, e che è quello che è più difficile da recuperare rispetto all'aspetto fisico. Poi vedete da questa immagine, è molto significativa la differenza che c'è tra una persona, un cervello che sta facendo attività fisica e quello che accade a una persona che invece è davanti alla TV a non pensare a nulla. Vedete da questa immagine, l'attività fisica nutre fortemente il cervello, quindi stimola la produzione di composti neuroproduttivi, migliora la sopravvivenza e lo sviluppo dei neuroni necessari per mantenere l'intelligenza, la reattività, la lucidità mentale anche nei momenti più difficili. Migliora l'umore perché stimola le endorfine, la serotonina, la dopamina. Inoltre rallenta lo sviluppo del morbo di Alzheimer, per esempio, perché inibisce la degenerazione dannosa di alcune proteine cerebrali. Come vedete, l'attività fisica è necessaria, fondamentale, non solo per una questione fisica, non parlo di prestazioni, ma per migliorare lo stato di benessere, o quantomeno lasciare invariato la sensazione di benessere. E qui non si sta parlando di attività fisica ad alto impatto, si sta parlando della classica attività fisica che solitamente teniamo in palestra 3-4 volte a settimana in maniera costante. O qualcuno mi dirà: sì, ok, lo Stato ci dice che possiamo allenarci a casa, possiamo andare a correre ad un isolato di distanza, se siamo in zona rossa, se siamo in zona gialla ci possiamo allargare alla circoscrizione, zona bianca possiamo fare le maratone, poi possiamo salire le scale con una gamba perché l'altra è in lockdown e magari pensiamo che bisogna avere la mascherina, respiriamo a giorni alterni. Basta, basta. In questo periodo ho ricevuto delle mail, persone che volevano praticamente sfogarsi, dire la loro e far capire che andavano in palestra non per una questione estetica o per andare in spiaggia ed essere più avvenenti per catturare l'attenzione di qualcuno, no, loro andavano in palestra e sperano di continuare ad andare presto in palestra perché con gli allenamenti, con gli allenamenti personalizzati riuscivano a vivere una quotidianità senza dolori articolari, senza problemi alla schiena, con una sensazione di pace post-workout impagabile. E queste sono sensazioni che magari chi è al governo, il comitato tecnico-scientifico, nemmeno pensa, perché forse non è di vitale importanza, ma dovrebbe farlo, dovrebbe farlo. Possiamo allenarci a casa, è vero, ma l'allenamento a casa non è la stessa cosa. Puoi avere gli attrezzi, puoi avere quello che vuoi, gli spazi. Se non sei abituato ad allenarti a casa, non è la stessa cosa. Farai fatica perché non avrai la motivazione necessaria, perché ti fermerai un attimo prima del limite, perché magari avrai una telefonata o un vicino di casa ti viene a citofonare, avrai la trasmissione preferita che sta per iniziare in TV, insomma. Le distrazioni sono tante, le motivazioni cominciano a scarseggiare. Le distrazioni sono tante, le motivazioni dopo 6 mesi ovviamente iniziano a scarseggiare e molti hanno abbandonato l'attività fisica già da lungo tempo. E questo è un male per tutti noi. Cerchiamo di ravvederci, cerchiamo di capire, cerchiamo di tenere botta almeno fino all'apertura delle palestre, continuando ad allenarci comunque, magari facendo meno ma facendo qualcosa.
Speriamo che lunedì 8 marzo lo Stato ci dia la possibilità di tornare a fare il nostro mestiere e di tornare a darvi la possibilità di allenarvi costantemente senza ipotesi di interruzioni. Per adesso non mi resta che augurarvi una buona giornata. Da Joe Fitness è tutto, buon allenamento a tutti e attenzione! Vi ricordo di like a questo video, condividilo con i tuoi amici, supporta il canale e vi lascio con questa perla di saggezza. Allenarsi non è una perdita di tempo, ma è aprire una finestra sul mondo del tuo benessere. Never give up.